Oggi siamo a Roma presso lo studio del dottore Ettore Savino, che ha gestito i suoi due primi casi con il Navident utilizzando sia il protocollo che prevede l'utilizzo di uno stent radiologico sia il protocollo nuovo Trace in Place. Che tipo di impressioni ha avuto, dottore? Ma sicuramente la sistematica mi ha agevolato molto nella progettazione, che avrei eseguito in maniera completamente diversa se non fosse stato guidato radiologicamente e dal software. Avrei sicuramente messo degli impianti di dimensioni diverse, questo mi avrebbe comportato dei problemi per la vicinanza che mi sarebbe scaturita, e quindi mi ha molto aiutato nell'applicazione. Sicuramente le sistematiche sono valide entrambi, una è un po' più vantaggiosa per il paziente che deve fare l'adattamento e confezionamento al porta impronta dello stent radiologico, però nella fase chirurgica diciamo che le due sistematiche poi all'atto pratico si rivalgono. Chiaramente il Trace in Place semplifica un po' la vita al paziente, perché non deve fare quei preliminari di confezionamento al porta impronta che sono necessari. Perfetto, grazie della sua esperienza, dottore. Arrivederci, grazie. Arrivederci.